preoccupiamo che se viene l'eruzione saltiamo la vertenza. Anche considerando i precedenti. Considerando quello che è successo tanti anni fa. Le evacuazioni sono veramente efficaci, sono veramente studiati in modo da essere, da mettere in tempo in salvo tutte le persone. Noi lo teniamo raffigurato nella nostra attività. Quindi. Abbiamo un dipinto fatto a mano di Vesuvio, quindi molto rappresentativo per noi. Si ha paura e non si ha paura, nel senso sa che la nostra grande fortuna è il Vesuvio, per la terra fertile, per quello che ci dà, per anche l'unicità che dà la città, come un po' tutte le città che hanno un vulcano vicino. So che stanno ampliando il piano di evacuazione, anche perché qualche sentore c'è, forse qualche scossettina in più c'è. Sicuramente un vulcano molto pericoloso. Io abito a Ercolano, alle falde del Vesuvio. Vivo con il vulcano, con una certa tranquillità, perché poi alla fine è un vulcano monitorato. Il nostro è un territorio sismico al quale comunque bisogna abituarsi. Conviverci. Io ho un motivo specifico per sentirmi particolarmente sicuro a tratti da questa cosa, che vivo fuori, quindi questa cosa mi fa sentire sicuro, è l'unica cosa che mi fa sentire veramente sicuro dal punto di vista del Vesuvio, però gli voglio tanto bene, è bellissimo, quando vengo qua ci vado anche magari. Il Vesuvio, diciamo, è un simbolo, insieme a Pulcinella, al Cornicello, alla pizza, a Maradona, ecco, rappresentano un po' i simboli di Napoli. Quando vedo il Vesuvio mi ricordo di casa, il Vesuvio è casa mia. Rappresenta la storicità, la potenza e la voglia di rinascere di questo grandissimo popolo. Vesuvio erutta è una canzone, sì, che cantano voi napoletani, è anche come, uno spot verso gli altri che dicono che il Vesuvio deve eruttare per pulirci. Vesuvio erutta, Napoli esulta. L'informazione non è mai qualcosa di sbagliato, meglio averne in abbondanza sui eventuali piani di evacuazione del Vesuvio sicuramente. Già ai tempi del liceo avevo studiato il piano di evacuazione nel caso appunto succedesse qualcosa, nel caso di eventi catastrofici. Ci viviamo e ci conviviamo, penso senza paura, ma penso che del popolo napoletano tipico, no?